Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di ETG Sport. Vi ricordo che siamo ovviamente in contemporanea sulla nostra app e sul nostro sito. In apertura c'è il calcio, la parentesi dedicata alla Serie C e in particolare apriamo con l'Ancona, o meglio l'Arachiri dell'Ancona, che era avanti di 2 gol contro l'Entella e poi si è fatta riprendere e addirittura superare dall'ex Fagioli. In panchina è andato il vice di Colavitto, che era squalificato, Noviello. Noi lo ascoltiamo nel post partita con un po' di amarezza, lo sentiamo. Siamo avvelenati perché comunque perdere in questo modo fa tanto male. L'arbitro ha dato un minuto di recupero supplementare a quello che aveva già dato e abbiamo preso gol a 30 secondi dalla fine. Comunque avevamo preparato la partita, diciamo, bene, perché la squadra ha dato tutto nonostante abbiamo passato una settimana molto intensa. Tra viaggi e partite, quindi ci siamo rimasti molto male perché abbiamo speso tanto oggi. Da non dimenticare che comunque c'erano diverse assenze, per cui dobbiamo fare solo un plauso ai nostri ragazzi e ripeto, questo risultato è stato terribile, diciamo, per come è venuto. Durante la settimana le valutiamo magari e vedremo, però comunque alla base di tutto, ecco, forse oggi è mancato quel pizzico di cazzimma, come si dice, perché al di là del rigore, prendere gol negli ultimi secondi, magari è meglio buttare un pallone nei palazzi di fronte al campo anziché prendere gol. Forse il rigore, magari, ecco, il ragazzo istintivamente comunque ci ha messo la mano, per come è andato. Adesso potremmo dire che era meglio che la palla andasse in porta, però purtroppo speravamo che comunque lo sbagliava il rigore. Ecco. Per quello che abbiamo fatto e per come si è espressa la squadra, penso che minimo il pareggio era alla nostra portata, però ecco, giocavamo con una squadra che è stata allestita per vincere, per arrivare nelle prime posizioni, andare in Serie B direttamente. E diciamo che li abbiamo fatti soffrire fino alla fine, hanno trovato questo gol, penso, bravi a loro, che dobbiamo dire, diciamo, bravi agli avversari, purtroppo. Noi ci prendiamo quello di positivo che c'è stato, ecco, Moretti poteva portare sul 3-0, però i ragazzi comunque hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità, abbiamo preparato la partita, diciamo, in questo modo. E anche all'inizio del secondo tempo, dove ci aspettavamo proprio l'aggressione dell'Entella, diciamo, siamo andati bene. C'è il rammarico di aver preso il gol al 20esimo, 23, se non ricordo bene, e poi è successo quello che tutti abbiamo visto. Un po' di rammarico per mister Noviello, ma c'è un po' di rammarico anche in casa fermana, perché la formazione canarina, lo stesso come l'Ancona, era avanti di 2, o meglio di 1 gol, poi è stata rimontata, poi tornata di nuovo in vantaggio e nel finale ha subito la beffa per mano del Rimini. È sfumata così la prima vittoria in trasferta. Noi rivediamo tutto in questo servizio. Sfuma la prima vittoria in stagione in esterna per la Fermana, che si fa raggiungere in pieno extra time dal Rimini. Un pareggio, il quinto di questa stagione, che non permette ai gialloblu di compiere il sospirato balzo in classifica. Ritmi bassi in apertura, la prima occasione arriva al 14esimo ed è di marca biancorossa, girata di testa di Tofanari su corner, Nardi fa buona guardia. La Fermana con il passare dei minuti acquista coraggio e quasi a sorpresa sblocca il match. Al 28esimo Gian Donato su punizione lascia partire una conclusione sul primo palo che si stampa sul 7 Beffando Zaccagno. Al 35esimo Del Carro ristabilisce la parità. Santini per vie centrali allarga sulla destra per Gabbianelli, il quale serve con un filtrante il numero 8 biancorosso che insacca. In chiusura della prima frazione di gioco, Santini con un bolide dal limite e Maggio per gli ospiti con un diagonale deviato da Zaccagno vanno vicinissimi alla realizzazione. La ripresa si apre senza grossi sussulti. Al 50esimo arriva la prima occasione da rete per i padroni di casa con Santini, il cui destro al limite termina di poco a lato. Romeo per gli ospiti al 60esimo di testa manda la sfera alta sopra la traversa. Un minuto dopo Pietrangeli ingenuamente a terra Fischnaller per pezzo pane e penalty. Si presenta sul dischetto lo stesso attaccante di Bolzano che spiazza Zaccagno. All'85esimo il Rimini sfiora il pari con la traversa colpita dal neo entrato Mencagli, pescato con un colpo di tacco da Santini. Finale al cardiopalma
Palma al 92esimo rosso, subentrato a Regini, dialoga al limite con Gabbianelli, cross basso di quest'ultimo in area per la girata con il destro del classe 95 che trafigge Nardi. Pari beffa per la Fermana, due volte in vantaggio, due volte ripresa. Diceva bene il collega Andrea Fiano, due volte in vantaggio, due volte ripresa la formazione canarina, ma andiamo a vedere anche i risultati delle altre marchigiane, perché in particolare c'è stata una vittoria prestigiosa della Recanatese contro il Siena per 2-1, invece la Vis Pesaro ha pareggiato 0-0 con l'Alessandria. Gli altri risultati di questo decimo turno, con il Gubbio che ha vinto 3-0 nettamente sul Limolese, poi ancora Torres Olbia 1-1, Lucchese contro Aquila Montevarchi 1-0, Cesena contro Fiorenzuola 2-1 e poi San Donato Tavarnelle sconfitto in casa dal Pontedera. Chiuderà il posticipo della serata odierna tra Carrarese e Reggiana, un altro big match. Ora la classifica che muta parzialmente perché appunto manca ancora all'appello una sfida, con il Gubbio e l'Entella che comandano a quota 20 punti, poi ci sono alcune squadre a 18 e in particolare il Rimini, il Cesena, il Fiorenzuola, la Lucchese e la Reggiana, Siena a quota 16, poi ancora Carrarese a quota 15, Ancona a quota 14, ferma sempre nel mezzo della graduatoria, poi Vispesaro 13, Torres 12, a 11 Pontedera e Imolese, quota 9 per la Fermana, a 8 ci sono Recanatese, Aquila, Montevarchi e Alessandria, con un bel passo in avanti dei leopardiani come abbiamo visto, Olbia a quota 7 e chiude il San Donato Tavarnelle Fanalino a quota 6 punti. Questo per quanto riguarda l'ampia parentesi dedicata al calcio, che chiudiamo per il momento perché andiamo a tuffarci invece nel calcio dilettantistico e in particolare ci concentriamo sui risultati di Serie D ed Eccellenza, vedendo anche cosa hanno fatto le formazioni marchigiane in questo turno. In particolare la Vigor Senigallia si è imposta per 1-0 nel derby con il Porto d'Ascoli, sconfitta casalinga per la Samp 0-2 ai danni del Trastevere, poi ancora il Monte Giorgio vittorioso nel derby contro il Tolentino e c'è da vedere anche il risultato del Fano che ha pareggiato per 1-1 contro il Termoli. Per quanto riguarda la classifica di Serie D, ovviamente il girone F, Trastevere comanda a 16, il Fano è la prima marchigiana a quota 15, la Vigor a 13, Porto d'Ascoli a 12, la Samp a 10, Monte Giorgio e Tolentino a quota 8 punti. Ora guardiamo anche quello che è accaduto in Eccellenza con la vittoria importante dell'Azzurra Colli contro la Maceratese, pari 0-0 tra Atletico Gallo e Montefano, Forsempronese vittorioso in casa con il Chiesa Nuova, Jesina, Val di Chienti Ponti 0-0, pari anche Marina e Castelfidardo 2-2, Lusimana cade in casa contro l'Atletico Ascoli in quella che era un po' la sfida di cartello della giornata, Porto Sant'Elpidio sconfitto dall'Urbino e San Giustese Fabriano Cerreto 1-1, per una classifica che muta in questo senso, con l'Atletico Ascoli che sale in vetta alla graduatoria quota 15 punti, seguito dall'Urbino a 14, poi Colli a 13, Val di Chienti, Osimana e Forsempronese a quota 12, Atletico Gallo a quota 11 punti assieme al Montefano, poi c'è la Jesina 10, 9 per Fabriano Cerreto, San Giustese, Chiesa Nuova a 7 la Maceratese, 2 per Marina e Castelfidardo, a 1 invece il Porto Sant'Elpidio che al momento è il fanalino della graduatoria. Ci spostiamo, ci trasferiamo nel basket perché c'è stata una sconfitta per quanto riguarda la VL Pesaro nel match della quarta giornata di Serie A. La formazione di Repesa è caduta dopo un tempo supplementare contro Napoli e anche il primo KO casalingo, ma il secondo consecutivo dopo quello di Tortona. Dopo una partita praticamente comandata sin dai primi minuti dai partenopei, ha firmato i sorpassi decisivi praticamente nei minuti finali, sia del primo tempo regolamentare sia di quello supplementare. Per la VL non è bastata una grande partita di Davide Moretti che ha realizzato 24 punti a cui si aggiungono i 19 di Rahman in particolare. Questo per quanto riguarda la
VL Pesaro sconfitta, come vedevamo dalle immagini e come vi ho potuto raccontare con questo breve commento della partita. Sconfitta invece anche la Lube, dalla vero Volley Monza, un passo falso rispetto alle prestazioni confortanti che aveva offerto la formazione di Blengini. Rivediamo tutto nel nostro servizio. Parlare di aspetti tecnici, credo che ci sia da ragionare sull'aspetto proprio dell'approccio alla partita, cosa di cui avevamo parlato e evidentemente non sono riuscito a passare, no? Quelle che mi assumo la responsabilità totalmente, perché sapevamo che dopo la rimonta di Trento, sapevamo che dopo una grande vittoria non solo, no? C'era più aspettativa nei nostri confronti, ma anche sapevamo di incontrare un avversario che sì era in difficoltà, ma che sarebbe stato sicuramente aggressivo e quindi ci aspettavamo l'aggressione iniziale, non siamo stati capaci di affrontarli e di iniziare con la stessa aggressività. Poi insomma nel primo set siamo riusciti a rintuzzare, nel secondo siamo rimasti agganciati per lunghi tratti, ma è evidente che loro sono partiti più forti di noi e noi abbiamo rincorso per tutta la partita e di questo, ripeto, avevamo parlato, però probabilmente non sono riuscito a toccare i tasti giusti o a farlo nel modo giusto. E poi il terzo set, insomma, è una cosa diversa, nel senso che nel terzo set siamo stati dall'inizio in difficoltà e quella è una cosa sulla quale bisogna anche fare due ragionamenti, perché noi sappiamo benissimo che campionato ci aspetta, sappiamo benissimo quali sono le tante cose su cui dobbiamo progredire e sicuramente una è quella di non mollare in qualsiasi situazione. Non siamo riusciti mai a dare l'idea di, no, girare la partita, nonostante ripeto, sia nel primo che nel secondo set abbiamo resistito, siamo rientrati. Però insomma tecnicamente loro con la battuta ci hanno messo molto in difficoltà e abbiamo cercato di trovare soluzioni alternative, ci siamo fatti aiutare da Zaitsev in quel frangente, ma non è stato sufficiente. Non è stato sufficiente alla Lube per portar via punti da Monza, punti invece ne ha portati via all'esordio nella Lega Volley di A1 femminile la Megabox, come vediamo anche grazie alle nostre immagini, che è riuscita a vincere al tie break contro Cuneo San Bernardo, un grande avversario, nonostante la formazione di Vallefoglia fosse sotto in casa di due set, poi ha tirato fuori una prestazione di sacrificio e coraggio, ribaltando l'esito dell'incontro. Sconfitta invece per l'altra formazione marchigiana, vale a dire la CBF Balducci, che era un esordiente nella categoria e di fatto non c'è stata storia contro la Igor Gorgonzola Novara, che non è riuscita a, o meglio, non ha lasciato nulla sul campo alle maceratesi, perché il punteggio appunto di 3-0 non è mai stato in discussione. Avranno comunque modo di rifarsi le ragazze della CBF. Questa era l'ultima notizia dell'edizione odierna del nostro TG Sportivo. L'informazione continua sulle frequenze di TV Marche. Da parte mia è tutto. Buon proseguimento di serata e arrivederci.